Nello scorso video stavamo cercando di ricavare le due leggi di Ohm. Come abbiamo fatto? Stiamo considerando un filo conduttore ohmico. Se il filo conduttore è ohmico, cosa significa? Che il campo elettrico è direttamente proporzionale a J. Ma in un filo conduttore, J è direttamente proporzionale a D. Quindi che significa? Che I ed E sono direttamente proporzionali, ma I all'interno di un filo, visto che siamo in situazione stazionaria, quindi corrente stazionaria, la corrente rimane costante, ma se I rimane costante anche il campo elettrico, il modulo del campo elettrico. Ma se rimane costante il modulo, che significa? Significa che possiamo calcolare molto facilmente la differenza di potenziale. Ci ricordiamo che la differenza di potenziale, che la formula è la seguente, cioè V di B meno V di A è uguale a meno l'integrale in linea da A a B di E scalare da R. Lo abbiamo visto un sacco di volte. Ovviamente qui ci viene segno meno perché la differenza di potenziale positiva è questa qui, solita storia. Ora, come si fa questa integrale? Prendiamo una linea che va dal punto A al punto B. In questo caso conviene prendere una linea che è parallela al campo elettrico, cioè una linea fatta così. Ovviamente quindi dr è parallelo ad E, perché tutta la linea è parallela ad E, quindi anche un pezzetto di linea è parallelo ad E. Quindi cosa sto dicendo? Che dr, per come lo scelto io, è parallelo ad E. Ora, quindi questa che cosa è uguale? Meno il campo elettrico è costante. Allora, qui dobbiamo fare modulo di E per modulo di dr per il coseno dell'angolo che fa 1. Quindi ci viene modulo di E per modulo di dr, sostanzialmente. Quindi il modulo di E abbiamo detto che è costante, quindi si può portare fuori. Quindi viene modulo di E integrale da A a B di dr. Ma questo cos'è? È la somma di tutti i pezzetti dr. Ma sommando tutti i pezzetti dr otteniamo tutto il filo, quindi tutta la lunghezza del filo. Quindi ci viene meno modulo di E per L. Ora, questa è la differenza di potenziale però negativa, noi vogliamo quella positiva, quindi visto che dV è maggiore di 0, questo implica che V di A meno V di B, e vi ricordo che V di A è maggiore di V di B, perché il campo elettrico va da A a B, quindi V di A meno V di B è uguale a questo, ha cambiato di segno, quindi viene modulo di E per L. Cancelliamo un attimo tutto e ci riscriviamo la formula finale. La formula finale ci è venuta fuori che V di A meno V di B, cioè la differenza di potenziale tra i due punti, non è nient'altro che il modulo di E per la lunghezza del filo. Se questa la chiamiamo delta V, questa qui, da qui ci viene fuori che il modulo del campo elettrico è uguale a delta V diviso L. Abbastanza semplice. Ora, cosa abbiamo visto nei conduttori ohmici? Abbiamo visto che il modulo di E a che cosa è uguale? È uguale a sigma per J, cioè, scusate. Abbiamo visto che J è uguale a sigma per E. Quindi abbiamo visto che E è uguale a eta per J, cioè la resistività per J. Quindi il modulo di E, che compare in questa formula qui, a che cosa è uguale? Eta è un valore positivo, quindi viene eta per il modulo di J, quindi per J. Lo andiamo a sostituire qui, quindi ci viene che quindi cosa ci viene? Che delta V diviso L non è nient'altro che eta per J. Ma il modulo di J nei fili conduttori, a che cosa è uguale? È uguale a I diviso la sezione S. Lo sostituiamo qui e quindi ci viene delta V diviso L è uguale a eta, a posto di J mettiamo I diviso S. Ora, da qui andiamo ad esplicitare la differenza di potenziale. Quindi, la differenza di potenziale, moltiplicando tutto per L, ci viene eta L diviso S per I. Ci viene questa cosa qui, questa relazione qui. Da questa relazione qui ci ricaviamo
magicamente le due leggi di Ohm. Allora, come le ricaviamo? Allora, cancelliamo tutto, vi riscrivo la formula finale. La formula finale che ci è venuta è che nei fili conduttori ohmici la differenza di potenziale tra i due punti non è nient'altro che uguale alla resistività per la lunghezza del filo, diviso la sua sezione, per la corrente che lo attraversa. Ora, questa quantità qui, eta per L diviso S, ha un nome preciso e si chiama resistenza del filo conduttore. Quindi definiamo la resistenza del filo conduttore, si indica con R grande, uguale a resistività per la lunghezza del filo diviso la sua sezione. Questa qui si chiama seconda legge di Ohm. Seconda legge di Ohm. Quindi la seconda legge di Ohm cosa ci dice? Che la resistenza di un filo conduttore a che cosa è uguale? Alla resistività per la lunghezza del filo diviso la sua sezione, quindi diviso la superficie, cioè l'area. Quindi questa è la seconda legge di Ohm. Usando questa relazione qui, cosa possiamo dire? Che delta V è uguale, al posto di questa cosa qui, mettiamo la resistenza, quindi uguale alla resistenza per la corrente. Questa si chiama prima legge di Ohm. Come vedete, l'abbiamo ricavata in modo molto facile. Prima legge di Ohm. Quindi la prima legge di Ohm che cosa ci dice? Che la corrente e la differenza di potenziale sono direttamente proporzionali tramite la resistenza del conduttore. Quindi questa cosa qui. Mentre la seconda legge ci dà una definizione della resistenza. La resistenza è definita come la resistività per la lunghezza del filo diviso la sezione. Quindi, se di un filo conoscete la lunghezza, la sezione, conoscete il materiale, quindi la resistività, potete ricavare la resistenza del materiale. Andiamo a ricavare l'unità di misura e abbiamo terminato con le leggi di Ohm. L'unità di misura della resistenza qual è? Conviene ricavarle da qui, perché da qui cosa possiamo dire? Che la resistenza è uguale a delta V diviso I, quindi si misura in volt diviso ampere. Quindi volt su ampere, che ha un nome preciso, si chiama ohm, in onore al fisico, quindi ohm, e si indica con omega. Quindi la resistenza si misura in ohm. Ohm è definito come volt su ampere, sostanzialmente. Ok. Quindi l'unità di misura l'abbiamo ricavata. Se volete l'unità di misura della resistività potete ricavarla facilmente. Perché? Perché al primo membro abbiamo ohm, quindi anche al secondo membro dobbiamo avere ohm. Come facciamo? L su S, L si misura in metri, S si misura in metri quadri, quindi viene 1 su m. Quindi la resistività necessariamente deve essere ohm per metro. Metro e metro si semplifica e viene ohm. Quindi l'unità di misura di eta è uguale ad ohm per metro. Come vedete, basta ricavarvela. Ve le ricavate con l'equazione, eccetera. Vi dico già adesso che le due leggi di Ohm sono molto importanti. Quindi la prima legge di Ohm cosa ci dice? Che il potenziale, che chiamo V, differenza di potenziale, è uguale ad R per I. La seconda legge di Ohm ci dà una definizione della resistenza e questa è uguale ad eta per la lunghezza del filo diviso la sezione. Queste due leggi dovete saperle. Quella che si usa di più è questa qui, la prima. Però anche la seconda è importante perché in alcuni esercizi la resistenza dovete calcolarvela voi. Quindi dovete saperlo. Ora, che cosa andiamo a fare? Cosa abbiamo visto per il condensatore? Abbiamo visto che per caricarlo dobbiamo collegarlo a un generatore. Anche in questo caso, per avere un filo percorso da corrente, come facciamo? Dobbiamo collegarlo ad un generatore.
Perché un generatore crea un flusso di cariche, quindi crea una corrente. Quindi cosa andiamo a fare adesso? Prendiamo il nostro filo conduttore e andiamo a collegarlo ad un generatore. Quindi qui abbiamo il generatore, come al solito, e collegato abbiamo un filo. Il filo lo facciamo così. Quindi questo è il nostro filo conduttore, il nostro filo. Ok, questo è il polo positivo, questo è il polo negativo, quindi qui abbiamo il potenziale V1, qui abbiamo il potenziale V2 e abbiamo che la differenza di potenziale, che chiameremo V0, a che cosa è uguale? V0 è uguale a V1 meno V2, sia perché è positivo sia perché la freccia l'ho messa verso il potenziale più alto, cioè verso V1. Quindi viene V1 meno V2. Ovviamente il nostro filo, visto che è collegato al generatore, sarà soggetto ad un campo elettrico, chiaramente. Quindi questo è il nostro campo elettrico. Ok, e ovviamente cosa succede? Che la nostra corrente sarà in questo modo. Quindi andrà da V1 a V2. Ok, quindi questa è la nostra corrente I, che attraversa il nostro filo dopo averlo collegato al generatore. Questo schema qui in realtà si può semplificare tramite circuito in questo modo. Abbiamo un generatore, qui abbiamo una resistenza. Quindi qui abbiamo una resistenza R, qui abbiamo il nostro generatore con il potenziale V0 più o meno, e qui abbiamo la nostra corrente I sostanzialmente. Ok. V0 in realtà, dalla legge di Ohm, a che cosa è uguale? È uguale a I, la corrente che attraversa il filo per la resistenza. Quindi la nostra corrente è uguale a V0 diviso R. Ok, ora, cosa abbiamo detto? Che il generatore deve compiere un lavoro. Deve compiere un lavoro perché? Perché deve spostare le cariche spostare le cariche da un potenziale più alto, da un potenziale più basso a un potenziale più alto, quindi deve andare contro il campo elettrico. Quindi sostanzialmente cosa succede? Il campo elettrico va in questo modo perché va dal potenziale più alto a quello più basso. Quindi la forza del generatore deve essere questa. Una forza che fa fluire le cariche in questo modo. Vedete? Quindi le fa fluire così. Quindi deve andare contro il campo elettrico. Contro il campo elettrico. Ok. Quindi, cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a calcolarci il lavoro fatto da questa forza. Questa forza che deve impiegare il generatore. Allora, come facciamo? Il generatore a cosa è soggetto? Al campo elettrico e alla forza del generatore stesso. Quindi abbiamo due forze. Abbiamo la forza elettrostatica e la forza del generatore. Quindi cosa possiamo scrivere? Che il lavoro compiuto il lavoro totale da A a B, cioè del generatore, questo lo chiamiamo A e questo B, a che cosa è uguale? In generale possiamo scriverla come meno, possiamo scriverla come differenza di energia cinetica. Cosa abbiamo visto? Che abbiamo visto il teorema energia cinetica lavoro, cioè il lavoro totale per spostare le cariche da A a B lo possiamo scrivere come differenza di energia cinetica. Ma attenzione, nel punto A e nel punto B la velocità delle cariche è zero, perché le cariche vengono spostate da qui a qui, quindi partono da ferme e arrivano di nuovo ad essere ferme. Quindi che significa? Che V è zero e quindi la differenza di energia cinetica è zero. Ok, continuiamo nel prossimo video.